Allora, partiamo dalla fine. Si mangia e poi si mette la roba negli appositi contenitori. Posate qui, così. Hai coperto però. Bicchieri qui. Ed infine i piatti qui. Dopodiché, allora, abbiamo mangiato un mix di asiatico e arabo. I falafel possiamo definirli arabi, mezza cucina araba. Quindi ci abbiamo cucina asiatica qui. Qui, che è un piccolo corner di cucina asiatica, dove ci sono i dumpling e i noodle. Però i dumpling, cioè i ravioli, se ne possono prendere solo 3 a testa, quindi quella è una bella tortura. Qui c'è halal, che penso sia la cucina araba. Qui invece nel mezzo abbiamo un po' di topping vari, tra pancette e insalate, insomma roba abbastanza, posso dire, anche mediterranea, dai. Al centro della mensa abbiamo la cucina del mondo. Vediamo un po', andiamo a vedere che c'è all'interno. Allora, nella cucina del mondo c'è predominanza italiana, perché abbiamo la pizza e la pasta. Verso l'uscita ci abbiamo la frutta, con prevalenza di banane. Banane, albicocche. Banane, albicocche. E proprio questo è l'ingresso. Noi entravamo da là, oltre ad esserci un bel ulivo, c'è qui proprio la cucina francese. Vediamo quello che c'è dentro. Allora, nella cucina francese ci abbiamo i dessert, frutta varia, crepe, panno cioccolato. Ma ti dirò, per essere una cucina francese, poi io non sono proprio un grande esperto di cucina francese, però mi sembra un po' meno bella di quella italiana. Ok, tutto quello che c'era da vedere a mensa l'abbiamo visto. Eccola là.